Salve a tutti! Per la festa di Halloween quest'anno ho deciso di parlarvi di La Casa 2, film del 1987, diretto appunto da Sam Raimi e scritto da Raimi con Scott Spiegel. Appunto vi avevo già parlato del primo La Casa attorno alla metà di ottobre per il 40° anniversario di quel film. Recuperatevi appunto se ancora non l'avete visto quel video in cui ne parlavo, in modo da capire ancora meglio quello che dirò in questo video su La Casa 2, che in effetti come film si configura come qualcosa di estremamente singolare già solo per la sua natura di sequel, che in realtà nei fatti è un remake o forse un reboot ante litteram. Ma appunto la parola reboot ancora non esisteva, ma oggi probabilmente parleremo di soft reboot, perché appunto è un film che di fatto riprende il protagonista, l'ambientazione, le situazioni e lo stile dell'originale, ma operando delle variazioni. Dunque un'operazione che per l'epoca era persino unica nel suo genere, proprio in termini di approccio alla costruzione della serialità, un approccio sicuramente inusuale, e chi fu a convincere Raimi a tornare appunto sul luogo del delitto dopo alcuni anni? Niente meno che Dino De Laurentiis, appunto, che finanziò tutto quanto con 3,5 milioni di dollari, e contando che il primo film invece ne era costati 300.000, insomma, Raimi fu davvero contento di poter lavorare con un budget più alto, con più denaro appunto, ma sempre con una totale libertà artistica. Quindi Raimi davvero si scatena in questo film. Qui appunto cominciamo con una voce fuori campo che ci illustra in forma di leggenda appunto che cosa sia il Necronomicon, appunto il libro dei morti che già abbiamo conosciuto col primo film, questo libro con queste formule magiche che risvegliano i demoni dell'aldilà. E intanto appunto vediamo sullo schermo mari di sangue, vortici misteriosi, e al termine di questo racconto antico che ci introduce al film parte appunto la vicenda con protagonista il nostro Ash, appunto sempre Bruce Campbell, che è ancora in viaggio con la sua giardinetta gialla, ancora in direzione della casa, ma qui ha qualche anno in più e ci va con la sua fidanzata Linda e basta, appunto, non con tutti i suoi amici. Ma in realtà qui Linda è interpretata anche da un'altra attrice, quindi appunto sequel, ma in realtà è sostanzialmente un remake. Ma in realtà dov'è finita la sporcizia del primo film? Perché il ponte, appunto quel ponte pericolante che veniva attraversato con la giardinetta nel primo film, qui non è più pericolante, è maestoso, è solidissimo. E poi anche la casa non è più una stamberga fatiscente, ma un elegante chalet di montagna, e anche le inquadrature sono assai più tradizionali, così appunto come lo è questa idea di introdurre il film con una leggenda antica. Appunto qui c'è sotto qualcosa, appunto è tutto estremamente pacato, fin troppo all'inizio di questo film a livello appunto formale ma anche visivo. Ed ecco allora la genialità di Raimi nel giocare con noi come il gatto con il topo, perché poi quando poco dopo effettivamente torna lo scardinamento spaziale e torna il delirio grottesco del timbro del racconto, ha un impatto che è più corretto, perché nel frattempo è stato preparato sul piano della scrittura cinematografica, perché appunto viene accentuato dal contrasto con la quiete iniziale. Appunto si capisce già da quest'idea che Raimi è più maturo come regista e come autore rispetto al primo film. Appunto però non passa a voi molto, e torna appunto la shaky cam che si mette a correre partendo dal bosco, poi entra in casa, attraversa tutta la casa, esce dalla porta e acchiappa Ash, appunto replicando il finale del primo film. E che cosa fa però appunto con Ash? Lo scaraventa in questo turbine appunto a spirale, dove lo stesso Ash si mette addirittura a ruotare vorticosamente, e poi appunto esce da questo turbine, sbatte la testa su un albero e casca per terra. Quindi appunto lo scardinamento spaziale ritorna, e ritorna anche il grottesco, perché già
da questi primi attimi stiamo sghignazzando come dei matti e appunto la testa di Ash si ritrova immersa in questa pozzanghera di fanghiglia, di acqua lercia, appunto, e quando Ash la solleva, sorpresa, si è trasformato, appunto, anche lui è indemoniato, ma in realtà basta poco e i raggi cocenti del sole lo guariscono incredibilmente, appunto. Quindi la casa 2 effettivamente, pur mantenendo dei personaggi che, come per il primo film, sono sostanzialmente monodimensionali, e pur mantenendo appunto questo portato citazionista e postmoderno, già prerogativa appunto del capostipite, supera appunto gli squilibri compositivi perché riesce a fondere finalmente le due cose, appunto la destrutturazione dello spazio, la confusione dei temi di racconto, spalmando entrambi su tutto il film, appunto a differenza di quanto accadeva con il primo La Casa, dove appunto, come vi spiegavo, c'erano due tronconi di racconto interdipendenti, ma anche scollati l'uno dall'altro. Qui appunto Remy è più maturo al punto da creare un amalgama unitario e anche da spingere la riflessione sul corpo e sullo stile ha un limite quasi drastico di radicalità. Ebbene sì, perché ormai la paura convive perfettamente con la risata nella medesima scena, nella medesima inquadratura, e l'horror diventa un film comico, anzi un cartoon in carne e ossa, appunto, anzi in carne e budella. Appunto Raimi qui si ispira molto di più a Tex Avery e a Chuck Jones più che a Mario Bava e a George Romero, e anche a un altro, ovvero a Ray Harryhausen, il mitico maestro dell'animazione a passo 1, che appunto viene rievocato sicuramente con questa scena della danza macabra ed esilarante di questo cadavere di Linda che salta fuori dalla terra e si mette a fare un balletto di classica davanti agli occhi attoniti del nostro Ash, sogghignando fra l'altro più non posso, e poi salta via dall'inquadratura in maniera davvero delirante. Poi appunto l'uso della shakycam sempre più fuori di testa, perché il demone appunto si mette a rincorrere, a tallonare la giardinetta di Ash in questa scena, appunto, mentre la giardinetta corre in retromarcia, veramente esilarante. Poi questa fuga da manicomio di Ash a bordo della macchina attraverso il bosco, e poi l'auto sbatte su un albero e Ash viene sbalzato fuori, appunto, e cade per terra. Che divertimento da cartoon proprio, veramente. Siamo in un horror, ma in realtà è un cartoon davvero. E poi appunto il demone che si mette a correre dietro ad Ash, dentro la casa appunto, gli sta addosso, si intrufola nei corridoi appunto per seguirlo, e il pianoforte appunto che si mette a suonare da solo, ma non una melodia inquietante, assolutamente no, una melodia delicata, toccante appunto, una musica soave che fa commuovere Ash appunto, che si mette a ricordarsi di Linda. Insomma, appunto, il registro implode, il tono implode, e implode anche il tempo, perché a un certo punto la pendola della casa si fermerà e implode lo spazio. Appunto, questo momento in cui i rumori provocati dai demoni sembrano provenire contemporaneamente da una parte, poi dall'altra, poi da sopra, da sotto, appunto, salta per aria ogni possibile riferimento, ogni possibile coordinata per orientarsi. E allora, appunto, c'è la testa di Linda che viene posizionata da Ash su questa morsa nella baracca degli attrezzi. Ehi, un momento, ma dov'è la motosega? Chi è che avrà preso quella motosega? In realtà, ve l'ho già detto, appunto, poco fa, e poi appunto il doppelganger di Ash che salta fuori dallo specchio per atterrirlo, e poi però c'è un carrello indietro frontale che riprende il nostro Ash e che ci svela impietosamente che si stava strangolando da solo. Cioè, mamma mia, veramente grottesco, ha degli apici straordinari. E poi la celeberrima lotta contro la mano, appunto, Ash che lotta contro la sua stessa mano, una sequenza capolavoro.
con Ash che inizia a rompersi i piatti in testa da solo e poi appunto la mano che lo trascina sul pavimento con questa inquadratura che ci mostra la soggettiva della mano, come appunto se la mano fosse viva, appunto la mano che afferra il parquet con le unghie, allora Ash che cosa fa? Si accoltella da solo la mano e poi se la trancia con la motosega con una crudeltà inaudita, appunto gli schizzi di sangue in faccia. Non ridi più adesso, Non ridi più adesso, cioè davvero una deflagrazione che è assurda e totale di ogni confine appunto vigente tra un genere e l'altro. È una comica horror o è forse un cartoon con le budella appunto per stomaci forti. Tutto questo e anche di più appunto e capiamo molte cose se ci ricordiamo che Raimi in quel periodo era a strettissimo contatto con i fratelli Coen, anche loro appunto stavano lavorando a questa confusione tra un timbro e l'altro, fra il serio e il faceto, appunto ve ne ho parlato nella recensione di Blood Simple, Sangue Facile, recuperate anche quel video. E allora che cosa fa? Esce con questa mano, la chiude sotto questo secchio, ma lei appunto si libera, scappa via e poi la mano appunto si rifugia nella tana del topo, si fa male da sola con la trappola per topi e poi fa il dito medio appunto ad Ash. Ash ci fa abbastanza la figura del coglione in questo film, anche nel primo, ma forse molto meno, appunto, ma in realtà fa tutto parte del gioco e fa tutto parte di una riflessione sul corpo, come vi dicevo, appunto pensiamo all'epoca in cui il film fu realizzato, l'epoca reaganiana, appunto, dove c'era l'ossessione per il trionfo del corpo, appunto il corpo scolpito, il culturismo, anche al cinema pensiamo appunto a Arnold Schwarzenegger e poi anche a Sylvester Stallone, quindi non avere più il controllo del proprio corpo, che è quello che di fatto capita ai posseduti all'interno del film, ma anche ad Ash con la sua mano, e quindi si può essere posseduti anche da una mentalità come quella dell'edonismo reganiano che ci priva del controllo sul nostro corpo e appunto ci fa estasiare per il culto del corpo, quindi un corpo fuori controllo in questo film, quindi un film che da questo punto di vista riflette benissimo sull'epoca, appunto non è un divertissement fine a se stesso, assolutamente no, eppure appunto il divertissement percorre tutto il film, questo horror comico che va avanti appunto con questo scroscio di sangue che esce dalla parete e non è Shining appunto, è proprio un'aggressione nei confronti di Ash che lo subisce appunto e casca per terra e poi questo sangue che si tinge di nero e viene riassorbito dal muro, ebbene sì, perché il tempo appunto non esiste più, si va avanti e indietro, non c'è linearità e poi Ash appunto che fa per sedersi su questa sedia, ma in realtà la sedia si rompe e lui casca col culo per terra e tutti si mettono a ridere, ma tutti chi? Tutta la casa, appunto, l'alce impagliata, la lampada, i quadri, il divano, appunto, ragazzi, cioè l'alce impagliata che scoppia a ridere è una delle cose più grottesche mai viste, più esilaranti. E anche Ash poi si mette a ridere anche lui, parte anche lui con questa sghignazzata che sfuma istericamente in un pianto, appunto perché non ci sono più confini tra una cosa e l'altra, tra la paura e il delirio, tra appunto il panico e la risata. Ma intanto chi è che sta arrivando in direzione della casa? I proprietari, ebbene sì, un elemento che si aggiunge in più rispetto appunto a quello che avevamo visto nel primo film, questi appunto proprietari che sono appunto i figli del professore in realtà che vengono scortati da due zottici del luogo e appena arrivano pensano che Ash appunto abbia ucciso il professore, allora lo sbattono in cantina con un calcione e poi appunto mentre esce in cantina sente che appunto questi tizi appunto stanno ascoltando il nastro magnetico con le parole del professore che dice: mia moglie ha fatto una brutta fine e l'ho seppellita nella cantina. E in quel momento appunto c'è lo zoom sul volto di Ash atterrito e la vecchia salta immediatamente fuori, appunto questa vecchia indemoniata interpretata da Ted Raimi, appunto il fratello del regista che è infagottato con questo trucco prostetico meraviglioso
Appunto, il trucco in questo film è curato da Mark Sjöström e poi anche tutti i meravigliosi effetti gore supervisionati da Bernhard. Poi appunto il demone si ritrasforma per un momento nella nonna, ma intanto anche qualcun altro viene posseduto e si mette a mangiare capelli, mamma mia, e poi appunto viene abbattuto a suon di mannate e esplode tutta questa schifezza verde per la casa e poi appunto le metamorfosi facciali, quest'occhio appunto che salta via e viene inghiottito da qualcun altro, cioè veramente degli apici straordinari e mai visti. E poi in questo film, rispetto al precedente, c'è una cosa in più che riguarda le inquadrature, la deformazione delle inquadrature stesse, appunto, che vengono stiracchiate con questo espediente ottico, appunto. E poi Jack mi stringe troppo la mano, ma io non sto stringendo nessuna mano, appunto, sembra di essere veramente in un film comico. Ci sono delle gag, appunto, orrorifiche. E allora, come si fa appunto per uscire da questa situazione? Bisogna leggere le formule magiche riparatorie sempre nel Necronomicon. E allora appunto c'è tutto questo rush con il pugnale che viene anche conficcato stavolta nella persona sbagliata. E poi le trovate visionarie, appunto la cascata di sangue che viene vomitata dalla botola, la catenina che va a formare un teschio mentre è per terra sul tappeto, e poi appunto il montaggio molto, molto divertente con la preparazione militaresca all'attacco finale, perché Ash appunto deve attrezzarsi per scendere in cantina per recuperare i fogli appunto del Necronomicon che sono stati buttati da uno degli zottici, perché il film vuole riflettere anche su questo confronto tra i ricchi colti appunto di città e gli zottici ignoranti di provincia. Appunto in America è molto sentito questo discorso, ma tutti ne escono con le ossa rotte. Non è che i ricchi e i colti siano migliori e non è che i zottici ignoranti appunto siano migliori. E quindi c'è molta crudeltà anche in questo. E allora esce che scende in cantina. Trova i fogli, indietreggia, risale le scale all'indietro, ma poi viene aggrappato appunto alla vecchia che si trova sotto i gradini e che trascina Ash per le gambe. E poi appunto questa vecchia esce dalla botola, si mette a roteare per aria, tira i capelli appunto della ragazza, roteando in volo con questo corpo a palla, poi appunto il suo collo che si allunga a dismisura e se provi a tranciarglielo ricresce appunto. Ma poi è la natura, sono gli alberi stessi a ribellarsi i protagonisti, a stringere la casa, i capelli di Ash appunto gli si imbiancano con questa striatura che poi gli rimane sulla chioma, e poi il mostro che si mette a guardare dalla porta della casa, Ash gli infila la motosega appunto nell'occhio, poi appunto si apre questo vortice. E c'è il finale beffa, appunto, è lui, è sempre stato lui, l'eroe che veniva dal cielo. E appunto, da coglione qual è il nostro Ash, appunto, si merita di non avere mai pace. E davvero è strepitoso Bruce Campbell, soprattutto appunto in questo film, molto di più anche che nel precedente, offre una prova che è strepitosa con i suoi occhi appunto spalancati e spiritati, ma anche con tutta una serie di gesti, con una serie di pose, di atteggiamenti. Veramente Raimi bravissimo a dirigerlo e bravissimo anche Campbell a stargli dietro. E davvero appunto questo film, secondo me, merita il voto che voglio darvi, ovvero l'8. Perché 8? Perché in realtà proviamo un certo senso di déjà vu, nonostante il film sia stilisticamente migliore rispetto al precedente, perché il canovaccio è sostanzialmente lo stesso, perché appunto alcune svolte si ripetono, poi anche alcune immagini appunto che vengono ripetute, la luna che si oscura a macchia d'olio e poi si rischiara, l'idea di questa panoramica circolare che nel primo film appunto era nei sotterranei, qui appunto è nel bosco rinsecchito, e altre trovate appunto visive e narrative recuperate dal primo film, ma davvero stilisticamente è migliore questo La Casa 2 e si merita appunto secondo me un 8, esattamente come il primo film. E allora per questo Halloween ho voluto parlarvi di
E questo film l'avete visto? Se sì, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate voi anche rispetto appunto al primo film. Se volete iscrivetevi a questo canale, se volete appunto seguitemi su Facebook e su Instagram per avere ulteriori aggiornamenti sulle prossime video recensioni, anche per leggere delle mini recensioni scritte in abbinamento a quelle orali di questo canale di YouTube, e anche per giocare con dei quiz, dei sondaggi appunto nelle storie di Instagram e di Facebook. Buona visione di La Casa 2, vaccinatevi, andate al cinema, buon cinema a tutti e buon Halloween 2021 a tutti!